Finalmente riesco a riparlare un po' di decespugliatore. A me piace molto questo argomento, però non sempre ho la possibilità. Poi adesso siamo in primavera, insomma, ci sono molti altri lavori da fare. Però gentilmente Bazar Giusto mi ha inviato in test due cose. Questa, che non l'avete ancora vista, è la testina Scorpion, è stata realizzata da IME, è un prodotto made in Italy. IME lo conosco da un paio di anni e vi assicuro che fa dei prodotti veramente interessanti. È realizzata in Italia, ma l'obiettivo di questo video non è tanto provare la testina, lo faremo in un'altra occasione, quanto il filo. Ragazzi, questo è il filo Stratus Vertigo silenziato. Eccolo qua, questa è la versione da 3 mm, esiste anche da 4 mm e promette di lavorare a lungo, di rompersi poco e di far poco rumore. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, eccoci qua. 3 mm elicoidale. Io l'elicoidale l'avevo usato per la prima volta sul decespugliatore Ego e mi ero trovato veramente molto bene. Infatti, se andate a recuperare le mie impressioni su quel video, vedrete che ne avevo parlato soltanto bene dell'elicoidale. In quel caso era un filo proprietario di Ego, l'avevano messo loro nella confezione. Quindi questo è il mio secondo filo elicoidale che riesco a provare. Sono molto curioso perché appunto l'esperienza era stata più che positiva. 3 mm, esiste anche la versione da 4 mm. Questa è una matassa enorme da 200 metri e ha un costo tutto sommato relativamente buono. Insomma, qua parliamo veramente di 200 metri per 47 euro la versione da 3 mm. Le aspettative sono alte, perché chi l'ha provato ne è rimasto soddisfatto. Quindi sono curioso anch'io di provarlo. Utilizzo sempre il mio decespugliatore, l'Oleo Mac, quello che ogni tanto mi fa tirare certi. Non ve lo dico perché sennò devo bippare, perché devo revisionare di nuovo il carburatore, però fatto sta che adesso lo mettiamo in moto, vediamo come va e ci concentriamo sul filo. Io ho un altro spezzone di filo da 45 cm, esattamente come questo, me lo porto dietro, che se sono nel campo e questo si rompe, lo cambio e andiamo avanti. La testina permette di cambiare il filo senza attrezzi, è di una semplicità incredibile, dopo ve la faccio vedere. Guardate, è una cosa che voi forse non avete mai visto, ha un attacco veramente molto particolare, è in lega e la parte davanti è di plastica, è leggerissima. Comunque la vedremo in un'altra occasione. Andiamo a lavorare, vediamo come si comporta il filo. L'erba che vedremo adesso è un'erbaccia, fa molto caldo, l'erba è molto coriacea, tant'è che io con le mani per il diserbo manuale non riesco più a farlo, quindi mi devo aiutare con un attrezzo. La proviamo su quell'erba lì, la proviamo sui rovi, ci mettiamo al lavoro. Ho visto che andava abbastanza bene sull'erba, praticamente era acqua fresca, e allora sono venuto direttamente alle canne. Dai, vediamo un po' questa. Comincia a essere una canna interessante, 20 mm. Queste sono un pochino più piccole, 16,5. Questa più piccolina, 14. Vediamo il filo.
Ecco, il filo si è leggermente accorciato da una parte all'altra, ma per il resto è ancora molto bello. Andiamo a provarlo sui rovi. C'è chi ha il roseto e c'è chi ha il roveto. Ecco, io sono uno di questi. Qui ho una scarpata, voi non la vedete, ma faticherò a stare in piedi. Ora vediamo come si comporta. Vi ricordo che 3 mm non è proprio il filo adatto per fare un lavoro del genere. Forse il 4 andrebbe sicuramente meglio. Il 3 è per uno sfalcio un po' dell'erba, di tutti i tipi di erba, quindi io lo sto portando oltre il limite, lo voglio consumare, voglio vedere fin dove arriva. Non è questo però il modo di utilizzarlo se lo acquistate. In sede di montaggio cercherò di lasciare il rumore del cespugliatore affinché possiate anche capire il numero di giri a cui andavo e dove si bloccava. Ovviamente, essendoci dei rovi e delle arrampicanti, quando queste arrivavano intorno alla testina la bloccavano, ma con due guizzi, eccoli qua arrampicanti, vedete, muovendola un po' questa tagliava tutto. La testina è uno spettacolo. Adesso non voglio esagerare, ma io questa per il filo piccolo la preferirò sicuramente alla tripletto. La tripletto da ora in poi, visto come va, la userò per i fili più grandi, da 4 in su. Da 3 fino a 3, 3 e mezzo userò questa qui. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo tagliato. Abbiamo rovi da 8 mm e mezzo. Non siamo andati male, eh? Anzi, per niente. Vi faccio vedere un po' quello che ho fatto, mi allontano un attimo. Ecco, allora vedete, partiamo dove c'è il cespugliatore, a salire. Avrò fatto un 3 metri per 3, la strada è ancora lunga arrivare fino in cima, siamo lassù, però mi serviva per farvi vedere un po' come funziona. Il cespugliatore non mi ha dato grossi problemi oggi, a parte una regolazione che ho dovuto fare al volo, per il resto mi sta piacendo parecchio. Andiamo a pulire un po' gli ulivi, così simulo il muretto con i polloni degli ulivi. Non ho cambiato il filo, è sempre lo stesso, ormai si è accorciato, siamo intorno ai 5 cm, vediamo fin dove arriviamo. Bene, siamo arrivati. Oltre alle riprese che avete visto, queste sono quelle che ho montato. L'ho usato ancora perché nel primo tratto dove tagliavo l'erba mi sono fatto prendere la mano, quindi lì per una decina di minuti l'ho tagliato ancora. Non sto a riprendere tutto perché sennò non arrivo più. Il filo è finito. Adesso, giusto per vedere la facilità di montaggio, vi faccio solo vedere una cosa.
Fatto. È stata geniale IME come sistema di caricamento, eh? Tempo reale, ci avrò messo 1 minuto e mezzo. Tiriamo le somme e vediamo un po'. Allora, l'ho utilizzato come voi non dovete fare, nel senso che è un 3 mm, l'ho utilizzato per le canne, l'ho utilizzato per lo sfalcio di erba alta e quello ci sta, l'ho utilizzato per i rovi, non va bene ovviamente. Però, come faccio sempre, e ho sempre fatto così, e io vedo che voi lo apprezzate questo mio modo di fare, è inutile che io faccia il pratino all'inglese con un filo del genere, va bene sicuramente. Ovviamente la differenza la fa la durata, no? Un filo del genere magari dura una giornata, mezza giornata, qualche ora di lavoro. Un filo economico in un'oretta è finito. Fare un test come l'ho fatto io, non saranno contenti chi vende il filo perché l'hanno visto consumato nel giro di mezz'oretta di utilizzo, però mi serve come metro di paragone e come test per voi, perché dovete acquistarlo se lo volete acquistare. Quindi dovete capire cosa avete tra le mani e lo potete vedere soltanto con un test del genere, a mio modesto avviso. Quindi sappiate che le canne le taglia fino a 20 mm, i rovi li taglia fino a 14-15 mm, l'erba la taglia che è una bellezza, ma queste due operazioni qui non sono il suo pane, non va utilizzato così. È un filo veloce. Avete visto, ecco, una cosa importante, quando l'ho utilizzato per tagliare l'erba non ero al massimo dei giri, ero a metà giri, e questa è una delle caratteristiche di questo filo, che promette di far risparmiare carburante proprio perché non si usa a manetta il decespugliatore. Invece quando poi l'ho provato sulle canne, sui rovi, ovviamente lì ho dovuto dare tutto quello che avevo. Allora, circa 47 euro per 200 metri di filo da 3. Penso che sia un ottimo rapporto qualità-prezzo, mi è piaciuto molto e sarà il filo che io utilizzerò da ora in poi su un decespugliatore a scoppio come questo. Devo solo fare un esperimento per vedere se mi entra nell'ego. L'ego monta fili da 2.4, questo da 3. Devo vedere se forzando un po' la mano, se calcando, riesco a inserire questo filo. Se riuscissi a usare questo sull'ego avrei fatto 13. Bene, è tutto per questo video. Ringrazio Balzar Giusto che mi ha inviato gentilmente in testa la testina e il filo. Ci sono 37 gradi, quindi adesso smetto di fare il video perché non riesco neanche a tenere gli occhi aperti. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. A voi non costa niente iscrivervi al canale, per me fa molta differenza, fa capire a YouTube che insomma il mio canale vi sta piacendo in qualche modo e fa vedere i miei video a più persone possibili, quindi insomma se c'è qualcosa di interessante potrebbe essere utile anche ad altre persone. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.